Gesù, tu sei l'uomo, l'unico uomo libero dagli attacchi del maligno, perché in te non c'è ombra di peccato. Tu solo non sei sotto il potere di lui. Un giorno tu dicevi, proprio nel capitolo 14 di Giovanni, ecco, viene il principe del mondo, ma egli non troverà in me nulla di suo, perché egli non ha potere su di me. Soltanto tu potevi dire questo, che egli non ha potere su di te, pur essendo il principe di questo mondo, perché tu sei al di sopra, tu sei l'uomo giusto, l'uomo libero, sei colui che ha dominato il maligno, lo ha atterrato, sei tu il vincitore, e perciò nessun potere ha egli su di te. Però anche è vero che lui ha il potere sul mondo, egli rimane il potere della morte, come dice la scrittura, ha il potere di sedurre gli uomini. È vero che il Padre tuo ha limitato questo potere, ma è anche vero che lui scorazzi in questo mondo, imperversa negli uomini, ha il potere di vessare gli uomini. O Gesù, tu l'unico che non sei stato attaccato da Satana, se non esteriormente nel deserto, nella passione e morte, ma nel tuo cuore, nella tua anima, lui non ha potere. Non ebbe mai potere, concedi, o Signore, che uniti a te, neanche in noi abbia alcun potere il maligno. Se noi siamo uniti a te nell'amore, se noi siamo nascosti in te, lui può urlare quanto vuole, ma non può piegarci, perché siamo in te. O Signore, liberici da ogni potere del maligno, liberici nelle tentazioni, nelle seduzioni, nelle vessazioni, negli influssi malefici, liberici dal maligno e conservaci in te, conservaci nella tua grazia, nel tuo amore, nella tua libertà. Lode e gloria a te, Signore. Rimanete fedeli alla mia parola, sarete davvero i miei discepoli, conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Gli risposero, noi siamo discendenti di Abramo e non siamo mai schiavi di nessuno. Come tu puoi dire, diventerete liberi? Gesù rispose, in verità vi dico, chiunque commette il peccato è schiavo del peccato. Se dunque il Figlio vi farà liberi, sarete veramente liberi. Voi dite, siamo discendenti di Abramo, ma voi non fate le opere di Abramo, anzi voi non siete figli di Abramo. Voi fate le opere del Padre vostro. E risposero, noi non siamo nati da prostituzione, noi abbiamo un solo Padre, Dio, replicò Gesù. Se Dio fosse vostro Padre, certo mi amereste, perché da Dio io sono uscito e vengo. Non sono venuto da me stesso. Perché non comprendete quelle che io vi dico? Perché non potete dare ascolto alle mie parole? Voi avete per padre il diavolo e volete compiere i desideri del vostro padre il diavolo. Egli è stato omicida fin dall'inizio e non ha perseverato nella verità, perché non vi è verità in lui. Signore, tu sei il Figlio di Dio, e chiunque crede in te ha avuto il potere di diventare figlio di Dio, ma chiunque commette il peccato
si fa schiavo del peccato e giace sotto le potenze del maligno. Chiunque commette il peccato contro la verità, o chiunque odia, ha per padre il diavolo, e figlio del diavolo. Signore, noi vogliamo essere nella verità, e vogliamo essere nell'amore. Vogliamo essere cioè liberi da ogni errore, da ogni inganno, liberi da ogni odio, per rimanere nella libertà Tua ed essere i Tuoi figli. Signore Gesù, mantienici in grazia Tua, liberici da ogni inganno e da ogni errore, liberici dall'odio, dal rancore, liberici dei sensi di perversione, perché noi possiamo rimanere liberi dal peccato ed essere liberi come Te. Oh Gesù, questa sera noi siamo qui davanti a Te, e mentre Ti adoriamo, vero Dio e vero uomo, Ti chiediamo per noi la liberazione da tutte le forze del male. Ti chiediamo, Signore, di essere veramente Tuoi e di permanere in quella condizione in cui Tu ci hai posto mediante la fede, cioè la condizione di essere figli di Dio. Lode e gloria a Te, Signore. Signore, noi... Signore Gesù, Signore Gesù, noi con tutto il cuore Ti amiamo e vogliamo che Tu regni dentro di noi, ma anche fuori di noi, in tutto il mondo, perché Tu hai il regno, Signore, il regno degli uomini. Tu te le sei conquistati con il Tuo sangue e per questo il Padre Ti ha mandato, ed è il nemico che seduce gli uomini, li sta conducendo lontani da Te, sta imbeccando altre verità che sono menzogne. C'è una potenza di inganno che invade tutta la terra, c'è una potenza di inganno che pervade tutti gli uomini e che fa scempio di anime che si lasciano trarre del laccio del nemico. Signore, noi ribadiamo che Tu solo sei Dio qui sulla terra, che Tu solo sei colui che dice la verità, che fai la verità, e che tutto ciò che non è Tuo, tutto ciò che non sa di Tuo, è menzogna. Noi sappiamo che il nemico, tessitore di inganni, sta ingannando tutti gli uomini con dottrine perverse, con errori madornali, sta subornando tutti gli uomini, sta costruendo un mondo nuovo poggiato sulla falsità, poggiato sull'inganno, poggiato sulla cattiveria, poggiato sulla libertà assoluta, sul libertinaggio. Signore Gesù, è un mondo nuovo che il maligno vuole costruire, ma Tu sei il Signore, l'unico Signore, l'unica novità sei Tu, il vero mondo nuovo sei Tu, Signore. Tu sei la verità, Tu sei l'amore, e il maligno vuole debellare la verità, vuole debellare l'amore, vuole inoculare l'errore al posto della verità, vuole inoculare il male al posto del bene, nell'insegna della libertà, della sovranità dell'uomo. Ma l'uomo è una creatura di Dio, l'uomo è stato redento da Te, l'uomo ha significato soltanto in Te, o Signore, questa grande menzogna, questa grande potenza di inganno sta seducendo tutta l'umanità. Signore, noi siamo qui coscienti che Tu sei il solo Signore, la sola verità, e vogliamo proclamare questa verità, vogliamo dare anima e corpo per liberare i nostri fratelli da questa potenza di inganno e ritrarli dalla via perversa che il nemico ha aperto a loro, e ricondurli nella retta strada, la strada dei 10 comandamenti di Dio, la strada dell'amore, la strada che Tu hai indicato nel Vangelo.
Signore, soltanto il tuo Vangelo, il Vangelo di verità, e quando gli uomini si allontanano dal Vangelo, si allontanano dalla verità e vanno verso la perdizione. Signore Gesù, il mondo si sta andando fuori dal Vangelo, ed è per questo che noi gridiamo, ma che tutti siamo banditori del Vangelo dell'amore, del Vangelo della verità, del Vangelo dei comandamenti di Dio, perché nessun comandamento viene trasgredito, neanche un iota, come diceva, sarà abolita dalla legge, sarà abolita dai comandamenti. Signore, il mondo si sta pervertendo, ma tu sei il padrone del mondo, tu sei il Signore del mondo, perché il Padre per questo ti ha mandato, per salvare il mondo. Signore, va che noi comprendiamo il pericolo in cui noi ci troviamo e aderiamo a te, roccia della nostra verità, ci rifugiamo in te e attingiamo unicamente da te la verità, non da altre fonti. Lode e gloria a te, Signore. Tu hai il regno, tu hai la potenza, e la gloria sei te. Il Signore per qualche grazia ricevuta, e poi leggeremo così i nomi di coloro che si raccomandano a questa comunità del lunedì. Però se nessuno da dire grazie al Signore. O Signore Gesù, eccoci ancora noi qui, ti abbiamo presentato a tanti fratelli, ma adesso ci presentiamo noi, liberaci Signore da tutte le angustie interiori, liberaci da tutti i nostri peccati, ma liberaci anche dalla malattia. Ecco, ci presentiamo a te e guardiamo le tue piaghe,
per la piaga del piede destro, per la piaga del piede sinistro, per la piaga della mano destra, per la piaga della mano sinistra, per la piaga del sacro costato. Eterno Padre, dite, dite, Eterno Padre, ti offriamo le piaghe di nostro Signore Gesù Cristo per guarire quelle dell'anima nostra e del nostro corpo. E adesso, Signore Gesù, come tu passavi per le vie della Galilea e guarivi tutti gli ammalati, guarisci anche questa sera tutti gli ammalati che sono qui. Guarisci, oh Signore, interiormente tutti noi che siamo malati. Guarisci fisicamente tutti quelli che sono ammalati. Guarisci tutti, oh Signore, e fa che questa sera sperimentiamo la tua mano che si posa su di noi. Amen.